Dottore Caramazzico, parliamo di questo convegno Patologie allergiche respiratorie, un convegno che cade in un momento, diciamo, in cui le allergie Critico. sono letteralmente esplose. Sì, infatti questo è il periodo in cui le allergie sono molto presenti, soprattutto le allergie ai pollini. Precisiamo che esistono anche le allergie agli acari della polvere che sono presenti tutto l'anno, però la sintomatologia maggiore si ha proprio in questo periodo con l'esplosione dei vari pollini come la parietaria, conosciuta anche col nome di erba di vento, che da noi è presente in maniera proprio eccessiva, in quanto spesso non viene fatta la pulizia per le strade, quindi si accumula tutta questa erbaccia, anche le graminacee, le margherite, il polline dell'olivo, quindi sono tutte piante ed erbe che soprattutto quando c'è vento si diffondono nell'aria in maniera notevole e quindi le persone cominciano a soffrire di riniti, rinocongiuntiviti, asma allergico, quindi direi che uno dei primi sintomi è proprio la rinite allergica con gocciolamento nasale, tipo acquoso, naso chiuso da mezzo lato, sternuti, prurito al naso, prurito agli occhi, e se non viene curata bene la rinite allergica, poi sfocia nell'asma bronchiale, che è una patologia molto più grave e che necessita delle cure molto più profonde, diciamo più approfondite e molto più continuative. Quindi cercare sempre di individuare il più presto possibile i soggetti allergici e questo si può fare soprattutto facendo le prove allergiche. Le prove allergiche sono molto semplici da fare, si fanno dei prick test cosiddetti sulla braccia e nel giro di mezz'ora già si vede il risultato. Però non bisogna limitarsi a prendere solo gli antistaminici, come purtroppo spesso si fa, perché gli antistaminici sono solo dei farmaci sintomatici, cioè servono ad attenuare i sintomi, ma la vera cura dell'allergia è fare l'immunoterapia, conosciuta più semplicemente con il nome di vaccino antiallergico. Oggi esistono, oltre le varietà punture sottocutanee che prima si facevano solo queste, esiste anche il vaccino sublinguale che è molto comodo da fare, soprattutto per i bambini ma anche per gli adulti. Per cui è una raccomandazione che faccio soprattutto alle mamme, per i loro bambini, perché l'allergia va curata sin da piccoli, perché se si trascura da piccoli poi l'allergia diventerà ancora più grave e poi sfocerà nell'asma. Per cui individuare sempre, soprattutto se le madri o i padri sono allergici, stare molto attenti che i sintomi di raffreddori non bisogna confonderli con raffreddori di natura virale, ma molto spesso si tratta, soprattutto in questo periodo appunto, di raffreddori di natura allergica. Dottore, una curiosità, come mai le malattie allergiche e respiratorie sono in continuo aumento e diciamo, presentano Sì, una purtroppo è morbosità vero. complessa? Come mai negli anni c'è stata C'è questa stato questo evoluzione della malattia? aumento dell'evoluzione dell'aumento della patologia allergica perché oltre al fattore genetico, che ovviamente c'è sempre stato, adesso abbiamo anche il fattore ambientale, cioè l'inquinamento ambientale. Non fa altro che favorire questo aumento delle allergie, perché soprattutto i pollini in un'area inquinata, soprattutto dal traffico veicolare, dalle macchine con i motori diesel, soprattutto, questi pollini non salgono in alto, ma restano ad altezza d'uomo e quindi vengono respirati in maniera massiccia. Quindi i soggetti predisposti diventano prima allergici e più intensamente allergici proprio a causa dell'inquinamento atmosferico. Questo è forse, diciamo, il motivo principale per cui le allergie sono in continuo aumento. Poi si è abbassata l'età, diciamo, si è abbassata molto, ora anche i bambini, insomma, prima esplodeva in un'età intorno ai 16-17 anni, ora Esatto, meno sì, da quello adesso che vedo. anche bambini di 2-3 anni già cominciano a soffrire di allergie, però è vero anche il contrario, che se molti anziani che prima non soffrivano di allergia, magari non hanno mai sofferto tutta la vita, anche a 70 anni cominciano a soffrire di allergia, sempre a causa dell'inquinamento atmosferico, quindi la loro predisposizione si è rivelata in età più avanzata, diciamo. Quindi sono in continuo aumento sia nei bambini che anche negli anziani, oltre che nelle persone di età, diciamo, giovanile. Ma si può guarire di allergia? Ecco, Guarire guarire definitivamente? completamente Ecco, no. questo.
guarire completamente? No, proprio perché c'è l'aspetto genetico, per cui l'organismo si mette a fabbricare degli anticorpi anomali. La causa dell'allergia è proprio questo geneticamente, che l'organismo si mette a fabbricare degli anticorpi anomali che invece di proteggere in questo caso danneggiano. Quindi facendo i vaccini questi anticorpi anomali vengono diminuiti, però si sta bene per 5-10 anni, poi quando questi anticorpi buoni creati dal vaccino si vanno esaurendo, poi ritorna nuovamente. Per cui però la cosa principale che si è vista è che le allergie migliorano facendo i vaccini e soprattutto prevengono l'asma, quindi se un soggetto è rinitico, quindi ha una rinita allergica, prima o poi sfocerà nell'asma, ma se fa il vaccino antiallergico l'asma non gli verrà mai, quindi magari non guarirà completamente dalla rinita allergica, ma per quanto riguarda l'asma sì, si può guarire in maniera quasi definitiva. Dottore Caramazza, allora che consigli dare a chi magari anche ai genitori o a chi soffre di questa malattia che magari spesso poi non la tiene in dovuta considerazione, però vediamo che i disturbi sono tantissimi, occhi, al naso, insomma è una malattia che si va anche ingattivendo, no? Esatto, perché esatto, sì, diciamo, sono particolarmente frequenti determinati fattori. È vero, sì, e quindi i consigli principali da dare sono questi. E innanzitutto i bambini vanno più spesso incontro all'allergia agli acari della polvere. Come si prende l'allergia agli acari? E si anticipa pure, perché se uno è predisposto, come dicevo, prima o poi magari l'avrà, però i bambini vanno più frequentemente incontro all'allergia agli acari perché ormai l'allergia è definita come la malattia del benessere, perché le loro camere da letto sono troppo ricche, troppo ingombrate di cose, di tappeti, di peluche, di mobili, e quindi bisogna evitare tutte queste cose, quindi evitare le moquette, i tappeti, i tendaggi molto, molto ingombranti, quindi usare delle cose che si possono lavare facilmente, quindi usare delle tende molto pratiche, diciamo, che si possono lavare frequentemente, lavare ogni tanto i peluche, evitare che stiano a giocare spesso con giocattoli che contengono stoffe, sulle moquette, sui tappeti, quindi la prevenzione può essere questa, ovviamente fare un'accurata pulizia nella loro camera e poi soprattutto cercare di evitare gli ambienti molto inquinati, ecco, magari evitare di passeggiare nelle strade che sono troppo affollate di veicoli, quindi con l'aria molto inquinata, preferire le passeggiate nell'aria libera, vicino al mare, dove l'aria sicuramente è più pulita e più pura, e poi curare anche l'alimentazione, perché un'alimentazione sana sicuramente aiuta il sistema immunitario e quindi evitare che i bambini mangino cose che definite spazzatura, diciamo cibi spazzatura, perché naturalmente anche il loro stomaco si altera e alterandosi lo stomaco si alzano anche, si danneggia la flora intestinale e si è visto che la flora intestinale è molto importante nel produrre gli anticorpi buoni. Quindi diamo il consiglio di fare intanto le analisi, il famoso RAST si fa sempre. Esatto, quindi il famoso RAST si fa sempre come esame del sangue, il dosaggio delle IgE totali e poi soprattutto fare le prove allergiche. Quindi le prove allergiche cutanee sono molto semplici da fare e si dovrebbero fare proprio quando facendo l'esame delle IgE totali oppure facendo anche un semplice emocromo dove si nota che delle cellule particolari del sangue che si chiamano eosinofili sono un pochino più alte della norma, allora in questi casi il medico di famiglia dovrebbe sempre indirizzare dallo specialista per fare le prove allergiche e poi da qui scaturisce ovviamente la cura più adeguata. Intanto come valuta questa iniziativa organizzata oggi qui, questo corso di aggiornamento su patologie allergiche respiratorie? È molto utile, è sempre un appuntamento annuale che il dottore Caramazza organizza con una bella riunione fra gli allergologi dell'adulto e del bambino, portando dei temi sempre di grande interesse sia in ambito respiratorio che in ambito allergologico. Ecco, lei sicuramente ha svolto una relazione in merito alla problematica sui bambini, ecco, una problematica, come dicevamo poco fa anche col dottore Caramazza, che verso i bambini è in notevole aumento. Come mai?
I bambini sono giustamente più sottoposti alle problematiche allergologiche in questo periodo, sia per un fatto genetico ma soprattutto per un fatto ambientale. L'ambiente, l'inquinamento sia degli alimenti che respiratorio provoca più manifestazioni allergiche nei piccolini. E credo che questo sia sia un problema nell'infanzia ma anche nelle persone adulte, in cui anche sintomi respiratori ma anche le manifestazioni reattive come l'orticaria, le dermatiti sono sempre più frequenti. Come mai c'è stata questa esplosione anche verso un'età più piccola? Di solito l'età era verso la maggiore età quando esplodeva l'allergia. No, soprattutto le allergie alimentari si sviluppano nei bambini, proprio è la prima fascia di età in cui si creano queste manifestazioni, soprattutto di intolleranza alimentare nei confronti del latte o nei confronti dell'uovo. È proprio la prima fase della vita quella in cui più frequentemente si manifestano le allergie alimentari, che poi nella maggior parte dei casi tendono comunque a transitare, a passare, pur individuando comunque un soggetto allergico, quindi che ha bisogno di una prevenzione nei confronti di alcune problematiche, ma che sicuramente oggi si possono affrontare sia con i farmaci che con i vaccini, sono insomma delle situazioni comunque risolvibili. Che consigli dare ai genitori quando magari si accorgono che ci sono questi casi di intolleranza, cosa dire loro? E allora, intanto la cosa più importante, quello che sottolineavo anche nella mia relazione, è quello assolutamente di mantenere l'allattamento al seno, di incentivare l'allattamento al seno, che è il modo migliore per proteggere i nostri bambini dalle allergie, dalle intolleranze alimentari. E poi nel momento in cui si dovessero rendere conto di qualche manifestazione di coliche addominali piuttosto che di sintomi respiratori o di dermatite, sicuramente rivolgersi a un pediatra o a un allergologo competente che saprà dargli i giusti consigli per risolvere al meglio la cosa. E oggi il suo intervento riguarda l'ossigenoterapia, non è tutto così semplice. Ecco, se ci spiega in parole elementari cosa vuol dire e perché si fa, diciamo, ricorso all'ossigenoterapia. L'ossigenoterapia, tanto dobbiamo subito chiarire due cose fondamentali. Primo, la mancanza di ossigeno non coincide con la sensazione di dispnea, cioè di respirare male. Spesso il paziente confonde la dispnea con la mancanza di ossigeno. Non è così, perché se pensiamo per esempio a un paziente asmatico che può avere una dispnea importante, spesso ha una quantità di ossigeno nel sangue normale. E quindi è importante misurare la quantità di ossigeno nel sangue. Ed è importante anche negli ultimi anni c'è la possibilità di misurarlo in maniera incruenta con un apparecchio che è un pulsossimetro, che ormai ha raggiunto anche dei costi abbastanza semplici, che in brevissimo tempo e semplicemente in pratica applicandolo a un dito ci dica esattamente qual è la concentrazione, la saturazione, cioè quanta emoglobina, che l'emoglobina è in pratica la molecola all'interno dei globuli rossi che trasporta l'ossigeno, quanta emoglobina è caricata di ossigeno, ed è un indice molto attendibile della buona ossigenazione. Quindi questo è il primo dato. L'ossigeno andrebbe sempre fatto dopo una attenta valutazione. Perché va fatto dopo un'attenta valutazione? In fase acuta va bene, è possibile farlo in maniera acuta, anche per brevi tempi, per malattie acute, ma quando parliamo di ossigenoterapia a lungo termine, cioè nei pazienti soprattutto in insufficienza respiratoria, bisogna stare molto molto attenti. Perché? Perché purtroppo dare molto ossigeno, l'ossigeno è un farmaco, quindi va fatto su prescrizione medica e va fatto dopo aver valutato attentamente il paziente. Va fatto nei pazienti in insufficienza respiratoria, quindi che hanno un polmone, un apparato respiratorio che non espita il suo compito, che è quello di assumere ossigeno e di anidride carbonica, bisogna valutarlo attentamente. Perché? Perché esagerare con le dosi può essere pericoloso. Può essere pericoloso perché lo stimola ai nostri centri respiratori è dato soprattutto dalla mancanza di ossigeno, è lo stimolo più importante la mancanza di ossigeno nel sangue, ma anche in parte dall'aumento dell'anidride carbonica. Ricordiamo che l'apparato respiratorio ha il compito di
assumere ossigeno ed eliminare l'anidride carbonica, che è il prodotto di scarto del nostro metabolismo. Cosa succede nel bronchitico cronico? Se noi esageriamo con l'ossigenoterapia, eliminiamo completamente lo stimolo determinato dalla mancanza di ossigeno, fino a un certo punto l'ipercapnia, cioè l'aumento dell'anidride carbonica, agisce da stimolo, ma oltre determina invece un effetto sedativo sui centri del respiro, per cui che succede? Che il paziente respira di meno, aumenta l'anidride carbonica e il paziente può anche arrivare al coma cosiddetto ipercapnico. Quindi bisogna stare molto attenti nell'indicazione dei flussi da fare, soprattutto nei pazienti cronici. Altra considerazione da fare: l'ossigenoterapia a lungo termine va fatta perlomeno per 18 ore al giorno. Ancora oggi io vedo delle prescrizioni di ossigenoterapia fatte un quarto d'ora al giorno, un'ora sì, un'ora no. Non è così, non è corretto, ma non lo dico io. I primi lavori internazionali risalgono a circa 25-30 anni fa, quando si vide che la somministrazione dell'ossigenoterapia a lungo termine, quindi per almeno 16-18 ore al giorno, allungava sensibilmente la vita dei pazienti di insufficienza respiratoria, garantendo tra l'altro un miglioramento notevole della qualità della vita. Quindi i punti fondamentali: l'ossigeno va fatto su una precisa indicazione, precisa, stando molto attenti soprattutto nei pazienti cronici ai flussi di ossigeno che noi somministriamo, perché possono essere veramente deleteri. Ad operare, cioè correre, inseguire una completa normalizzazione dell'ossigeno nel sangue può essere dannoso. Terza considerazione: spesso i nostri pazienti in insufficienza respiratoria continuano a fumare. Non è solo una controindicazione il fumo. Ricordiamoci che è pericoloso fumare mentre si ha l'ossigeno addosso, perché l'ossigeno può anche prendere fuoco. Io ricordo di un paziente, mentre ero di guardia in ospedale, che venne un vecchietto che aveva un'ustione secondaria dal viso, perché mentre fumava aveva l'ossigeno, aveva avvicinato la sigaretta al flusso d'ossigeno e aveva preso fuoco. Quindi i punti fondamentali sono questi: è un farmaco, va prescritto dopo un'attenta valutazione, indicando esattamente quante ore si deve fare e i flussi da fare, sia di giorno che quando ci si muove che di notte. Oggi il primo evento congiunto di pediatria ospedaliera è del territorio. Lei chiaramente è il primario del reparto pediatria di Agrigento, che diciamo, questa iniziativa serve anche, appunto, come il titolo del convegno, per fare il raccordo tra il territorio e i pediatri che operano quotidianamente a contatto con le famiglie e le strutture ospedaliere. Sì, è una scelta che abbiamo fatto insieme al dottor Paolo Felice, che è il segretario della FIMBE provinciale, perché vogliamo rafforzare ancora di più il nostro rapporto di lavoro professionale, perché alla fin fine lo scopo principale è quello di stare attenti al concetto di salute dei nostri bambini. L'età dei bambini va da 0 a 14 anni e quindi vogliamo essere sempre presenti, espletare un'attività sinergica, un'attività diciamo che venga ad essere presente senza limitazioni di sorta tra l'ospedale ed il territorio. Abbiamo relatori illustri che si occuperanno di tematiche diciamo di ampio respiro. Abbiamo il professore De Luca, che è responsabile dell'endocrinologia di Messina, il professor Cimador, responsabile della clinica chirurgica pediatrica di Palermo, il professore Falsaperla, che è responsabile del centro di neuropsichiatria di Catania, ma abbiamo la professoressa Dones, la professoressa Buongiorno, altri relatori che si occupano della salute dei bambini. Quindi le tematiche sono di ampio respiro, possono sembrare anche disinserite nel contesto giornaliero, però la realtà è che vogliamo risvegliare l'interesse di entrambi i pediatri ospedalieri e di base per affrontare meglio questo nuovo concetto di salute nei bambini di Agrigento. Una tematica che ormai può
sembrare un po' vecchia, ma sempre di grande attualità, se ne parla anche in questi giorni, alcuni bambini che sono stati espulsi dalle scuole perché non in obbligo con le disposizioni di legge, in quanto non avevano i vaccini. Ecco, lei come pediatra ha una sua valutazione. Ma la valutazione è quella corretta, è quella che la Lorenzin ha dato con i suoi ordini, anche decreti ministeriali. Il bambino non vaccinato è, diciamo, un pericolo anche per chi è stato, si trova nell'ambiente scolastico, ma anche per se stesso. Non si può accusare, diciamo, il bambino non... Sentivo per esempio in questi giorni una mamma che non voleva vaccinare il proprio bambino, però d'altro canto gli diceva agli insegnanti: non me lo metta con gli altri bambini perché mio figlio non è vaccinato e quindi rischia di ammalarsi. Questi concetti del no vax non devono esistere, bisogna uniformarsi, perché ancora oggi a me personalmente mi capita di assistere a casi di morbillo per colpa di familiari che non sono stati vaccinati. Con un'iniziativa questa che è al suo esordio, la prima edizione, una sua valutazione? Già dopo che è avvenuta l'elezione, non tanto quella nazionale ma quella provinciale, ho pensato e mi sono prodigato per far avvenire questo convegno, che è il primo convegno, e ci tengo a sottolinearlo perché ha un'estrema importanza. Ha importanza perché è una sorta di riunione tra quella che è la pediatria di base e gli ospedali e la pediatria ospedaliera. Tutti noi dobbiamo lavorare per la stessa finalità, che è quella di migliorare la salute del bambino, quindi tutti dobbiamo andare d'accordo, dobbiamo essere sincroni nel lavoro, ed è questo secondo me il futuro sia ospedaliero che della pediatria di base. Lei, diciamo, è vice segretario nazionale, quindi ha una visione sicuramente a 360 gradi sulle problematiche del settore in Italia. Ecco, ci sono differenze particolarmente da sottolineare rispetto al nostro territorio siciliano? Purtroppo l'accordo collettivo nazionale è un accordo che si fa a livello nazionale, ma poi ci sono le contrattazioni regionali, quindi ogni regione stabilisce regole che sono consone anche alle proprie esigenze di tipo economico, quindi noi dobbiamo confrontarci non solo con le questioni professionali ma anche con le questioni economiche, e quella della Sicilia è una situazione economica abbastanza negativa, quindi è qui che dobbiamo sviluppare ancora più questo discorso. Il rapporto con i pediatri di base qual è? Noi siamo 54 pediatri di base, ci vediamo periodicamente, facciamo degli incontri tra di noi, facciamo dei corsi di aggiornamento e dei corsi di formazione, che sono due concetti diversi, e non abbiamo mai problemi e non abbiamo avuto mai problemi tra di noi, quindi è una categoria che fino adesso è andata bene da questo punto di vista. C'è solo da sviluppare ancora di più questo rapporto con l'ospedale, questa comunicatività che certe volte manca. Non può essere la cultura pediatrica circoscritta soltanto alle competenze del pediatra di famiglia o anche alle competenze del pediatra ospedaliero. Ci deve essere una stretta interconnessione, una collaborazione continua fra queste figure professionali. Il pediatra di famiglia gestisce la quotidianità dei nostri bambini. Quando la quotidianità diventa eccezionalità, per cui il bambino sta particolarmente male, ecco che deve subentrare la pediatria ospedaliera. E quando il pediatra ospedaliera si avvia a risolvere il problema, deve riprendere i contatti con il pediatra di famiglia in vista della dimissione, lo restituisce al pediatra di famiglia. Questa è la dinamica che deve, sarebbe auspicabile, e questo convegno inaugura questo modo nuovo e ottimale di vedere le cose. Attualmente, secondo lei, qual è il rapporto esistente tra le due entità?
nettamente prevale il ruolo del pediatra di famiglia, proprio perché il pediatra di famiglia si deve occupare non soltanto di curare il bambino, ma anche di prevenire le malattie nei bambini, quindi curare la cultura delle vaccinazioni, curare la cultura dell'alimentazione, fare in modo che il bambino sano non diventi malato. E questo quindi è prevalente il ruolo del pediatra di famiglia. Il pediatra ospedaliero subentra in particolari momenti, 2 volte in un anno, 3 volte in un anno, oppure quando si fa la diagnosi di una malattia cronica destinata quindi a durare negli anni, e allora diventa competenza del pediatra ospedaliero. Approfitto della sua presenza e della sua esperienza, che consiglio dare magari alle mamme che in questo momento ci stanno vedendo per una buona salute dei figli? Qualche consiglio in particolare, mi riferisco anche all'alimentazione che in questo periodo è invasa da tanti prodotti, insomma, che non sono molto genuini. I miei consigli sono innanzitutto vaccinare i loro figli. Questa cultura della non vaccinazione, che alcuni politici hanno anche portato avanti, perché l'Italia è un paese nel quale i politici parlano di vaccinazioni, di problemi medici, cosa che non toccherebbe a loro. Quindi innanzitutto abbiate fiducia nelle vaccinazioni. Le vaccinazioni sono la scoperta più importante della medicina del Novecento. Ha consentito di guarire tante malattie che non esistono più. Continuiamo sulla strada delle vaccinazioni per prevenire le malattie infettive. Uno, l'alimentazione. L'alimentazione, consiglio alle mamme di non puntare a fare dei loro figli dei bambini obesi. L'obesità è un problema importante dal quale è difficile tornare indietro. Io capisco che in molte famiglie si ritenga che la buona salute si identifica con l'essere robusti in carne. Non è vero. Il bambino deve essere un bambino il più spesso magro. Il bambino magro è un bambino destinato ad essere più sano nel tempo di quanto non sia il bambino obeso. Quindi stiamo attenti a non rimpinguare i nostri bambini, non puntiamo a fare crescere la stazza dei nostri bambini e la pinguedine dei nostri bambini. Chiaramente mi permette anche l'attività fisicomotoria. È molto importante, non consentiamo che facciano una vita sedentaria. I bambini sono fatti per muoversi, per andare in campagna, per saltare, per correre, per andare dietro a un pallone. Non sono fatti per stare davanti a un computer. Dando una sua valutazione di merito sull'iniziativa. Sono sempre iniziative molto importanti, laddove c'è questa integrazione tra la realtà ospedaliera e la realtà territoriale, e sicuramente sono sempre delle iniziative che vanno promosse e che vanno ripetute nel tempo. L'ospedale vive, ma vive soprattutto da una filtrazione dei casi da parte del territorio, laddove tutti i casi meno gravi, che sono gestibili nell'ambulatorio del pediatra, evitano quindi l'intasamento dei pronto soccorso pediatrici e delle strutture ospedaliere. E
per esempio il mio intervento oggi è proprio mirato a cercare di trasmettere la mia esperienza di chirurgo pediatrico dell'Università di Palermo a colleghi pediatri del territorio, a gestire per esempio uno dei sintomi più frequenti nei bambini, che è quello del mal di pancia, il dolore addominale, affinché i dolori addominali, soltanto i dolori addominali veramente gravi, che poi potrebbero anche essere sottoposti a intervento chirurgico, raggiungano l'ospedale e gli altri invece vengono filtrati e trattati nell'ambulatorio. Sicuramente fare il chirurgo e operare su dei bambini, insomma, non è una cosa almeno molto piacevole. Almeno oggi questo convegno serve proprio anche a fare da raccordo fra i chirurghi, quindi lei è un ospedaliero, e l'attività, i pediatri che operano nel territorio. Guardi, quando lei dice che operare i bambini non è una cosa molto bella, io capisco che lei lo intenderia da un punto di vista emotivo, perché si pensa appunto che il bambino come piccolo essere indifeso rispetto all'adulto. Io le posso dire che operare i bambini è molto bello, e la bellezza sta nel fatto che il bambino è un organismo in via di sviluppo. Noi chirurghi, quindi chirurghi pediatri, non siamo chirurghi demolitivi, ma siamo chirurghi che devono risolvere un problema al momento, ma guardare anche dopo, quindi pianificare quello che sarà poi la crescita del bambino. Quindi il nostro intervento deve essere mirato anche a una buona qualità di vita successiva a quello. Lei non deve pensare ai neonati che nascono con malformazioni congenite, che noi dobbiamo correggere e prepararli poi a crescere, alla crescita. Quindi l'attività del chirurgo pediatrico è un'attività molto, molto complessa, ma anche ricca di molte soddisfazioni. Professore, ecco, intanto una valutazione su questo incontro, che è il primo che si fa, organizzato, diciamo, qui dalla struttura Grigentina e dalla FIMP. Sì, io penso che sia motivo di soddisfazione il fatto che si cerchi con tenacia una sinergia territorio-ospedale. Questa è la dimostrazione che, oltre ad aver creato un percorso sulla carta già tanti anni fa, ancora si ha difficoltà a entrare nel meccanismo. Il meccanismo virtuoso dell'assistenza va creando un'alleanza assistenziale tra la figura del pediatra di famiglia, di riferimento, col pediatra ospedaliero. Ed è che la vera sinergia è questa, perché più si decongestiona l'ospedale e più l'ospedale ovviamente può lavorare meglio, dando responsabilità ai pediatri di famiglia, che sono una risorsa immensa che, ricordo, in Italia, solo in Italia abbiamo, e quindi dobbiamo tenere, come dire, costruito molto gelosamente, perché è un patrimonio che va potenziato e non depotenziato. Ecco, attualmente secondo me com'è la situazione fra le due strutture? Diciamo che sono due realtà che fondamentalmente per decenni sono sempre state lontane, perché vivevano un po' in una sorta di una microoasi, un microambiente. Quindi si capisce bene che cercare una simbiosi fra le due entità non è a volte facile, però io sono convinto che se si creano dei meccanismi virtuosi tra le due, cercando una sinergia che in poche parole può essere soltanto creando dei punti, anche di primo intervento pediatrico, cioè all'interno dell'ospedale con i pediatri di famiglia. Questo l'abbiamo già adottato a Catania, devo dire che è stato un'esperienza positiva che ancora continua. Quindi due strutture quasi comunicanti, che comunicano tra loro, che in questo momento, come diceva lei, hanno avuto poco contatto, una sorta di competizione si è creata, no? Io non direi una competizione, perché hanno dei ruoli diversi, io direi un microambiente tecnicamente in cui ognuno vive la sua realtà assistenziale. Invece abbiamo capito che le realtà devono essere mescolate, condivise, condividendo ovviamente anche i percorsi. Io sono convinto che l'unione fa la forza, quindi se la pediatria si mette tutti insieme, io sono convinto che forse questa unione che abbiamo per tanti anni invocato, forse, come dire, siamo, non dico vicini, ma insomma vediamo all'orizzonte qualcosa di positivo. E con suo consiglio anche per chi ci vede in questo momento, più in particolare per i genitori,
anche perché in questo momento vediamo che i bambini tendono molto all'obesità anche per via del cibo che viene un po' dato loro, no? Ecco, che consiglio dare, anche facciamo, diciamo, un'informazione anche buona e salutare. Sì, no, io come past president della società di neurologia pediatrica ci siamo occupati come comorbidità dell'obesità. Perché i bambini di oggi tendono ad essere più obesi e tendono ad avere anche più cefalea, e abbiamo visto che c'è un'associazione molto forte tra obesità e cefalea. Quindi quello che più volte diciamo tutti, ma a volte poi non basta, dobbiamo anche predicare, ma anche razzolare bene, oltre che predicare bene, è quello che devono fare, quello che si faceva tanti anni fa, cioè stare meno davanti al computer, fare una vita più salutare, muoversi, perché fondamentalmente l'organismo umano è fatto, creato, concepito, ideato per muoversi. Il non movimento è dannoso.